devo dire che pensando a cosa è cambiato, mi sono guardato un po' intorno, ho visto come è cambiato il volto della mia città, come sono cambiati i volti delle nostre città. 11 anni fa l'Europa, il nostro paese, era un momento di sviluppo economico molto forte. Iniziava la sfida dell'euro che era stata presentata da chi l'aveva condotta come una rivoluzione che ci avrebbe fatto stare tutti quanti meglio, come un cambiamento che avrebbe migliorato le nostre condizioni di vita, che avrebbe garantito un futuro più felice e sereno per le generazioni future, quindi per la nostra generazione. Oggi, camminando per Alessandria, vedendo qui, invece mi sono guardato intorno, ho visto una realtà fatta di negozi chiusi, una realtà fatta di alloggi svenduti da affittare, una realtà fatta da poche attività che aprono, ma chi le apre non sono ragazzi della nostra età, non sono nostri concittadini, ma sono per lo più cittadini stranieri immigrati che stanno letteralmente colonizzando i nostri centri urbani. E quindi devo dire che forse quell'ottica di sviluppo che c'era stata promessa, che c'era stata sventolata come la panacea di tutti i mali, ha fallito in qualcosa. E quindi sicuramente il dato che oggi rispetto a 11 anni fa dal punto di vista economico la nostra Padania sta molto peggio, e l'idea di futuro che noi possiamo avere è un'idea che per la prima volta, noi siamo la prima generazione che vede il futuro in maniera più negativa rispetto alla generazione prima, e questo è un cambio epocale di cui noi siamo protagonisti, e questo cambio epocale deve anche in qualche modo cambiare quello che è il nostro approccio all'attività politica. Perché anche in Lega sono cambiate tante cose rispetto a 11 anni fa. Ogni tanto sento qualcuno oggi, girando per le sezioni, parlando con i nostri giovani, con i nostri militanti, che si lamenta, che vive questa situazione dopo i fatti noti, per cui come diceva giustamente Matteo dobbiamo anche smetterla di chiedere scusa, perché è una fase superata, è una fase a cui la Lega ha saputo reagire ed è una fase che va messa nel dimenticatorio. Ma vista questa situazione, visto l'attacco dei media, visto il fatto che non si riesce perché c'è un blocco, essendo noi l'unico partito di fatto all'opposizione, tanto a questo governo quanto al governo precedente a Roma, ad avere gli spazi che servono per far sapere che cosa fa la Lega, che cosa dice la Lega, vivere la situazione di essere oscurati dai media, che in qualche modo va a preoccupare molti dei nostri giovani, molti dei nostri militanti. Io voglio dirvi una cosa, perché per i più giovani questa può essere una novità, ma 11 anni fa alla scorsa Assemblea federale non è che la situazione fosse molto diversa, e anzi, sicuramente con quello che la Lega ha dimostrato in questi 11 anni, col lavoro dei suoi esponenti a Roma, col lavoro dei suoi sindaci, col lavoro dei suoi amministratori a livello regionale, oggi far parte della Lega, fidatevi, che è sicuramente molto più semplice che un po' di tempo fa, e soprattutto la crisi che abbiamo avuto oggi noi, nulla a che vedere con crisi che abbiamo avuto in passato. Io vengo dal Piemonte, nel 99, lo stesso avvenne in Veneto, ci furono grandissime defezioni in Lombardia, ci hanno dato per morti tantissime volte, ecco, ma la costante rispetto a 11 anni fa che noi siamo ancora qui, e soprattutto l'altra costante è che i ragazzi che sono qui oggi hanno la stessa luce negli occhi che avevano 11 anni fa. Lo ricordo, Matteo citava il caso della sua sezione, del suo gruppo giovani qui a Milano, sono partiti in tre. Anche noi 11 anni fa per andare a Brescia partimmo dalla mia provincia in tre, eravamo pochi, in Piemonte avevamo fatto un piccolo fulmino, eravamo agli inizi. Ebbene, la cosa positiva è che di quelli che partirono allora sono rimasti tutti e sono ancora qui, con la stessa voglia di lottare, con la stessa determinazione, con la stessa consapevolezza del percorso importante che abbiamo fatto insieme in questi anni. Ma nel frattempo si sono aggiunti tanti altri ragazzi. Nel frattempo il Movimento Giovani Padani è passato da gruppo associazionistico, da gruppo culturale di attività sportiva e di attività politica sul territorio, a diventare davvero colonna portante della Lega, perché ricordiamocelo, diciamolo con orgoglio, che se la Lega è cambiata, se la Lega si è rinnovata e se la Lega ha saputo anche sopravvivere a tante situazioni difficili, bisogna dire grazie ai giovani padani, fucina di uomini, di idee, di lavoro e di voglia di fare. Soprattutto per il più giovane.
giovani voglio dire è cambiato anche un'altra cosa, vedete che magari un po' di anni fa ci poteva essere qualche territorio in cui si poteva essere preclusa la possibilità di fare i giovani padani, la possibilità di fare politica con il movimento giovanile. Bene, sentivo prima le parole di Gegio ha quasi fatto un testamento, come se finisse la sua attività, il suo percorso, questa avventura di vita dei giovani padani. Io voglio dire a Gegio che adesso probabilmente è andato a mangiare il panino o occupare la prefettura, non so quale delle due opzioni lanciate da Matteo abbia seguito. Io voglio dire a Gegio e a tutti gli altri ragazzi che oggi concludono il loro mandato all'interno dei giovani padani, che adesso parte una sfida ancora più importante, non è finito nulla, la sfida continua, cambia, e i giovani padani devono contribuire, come già hanno fatto, a creare una lega in cui non capiti mai più che anche un solo giovane padano non si senta a casa nella propria sezione, che non capiti mai più che anche un solo giovane padano abbia a sentirsi in difficoltà semplicemente per il fatto di lavorare e fare il leghista. E queste cose siamo riusciti già a ottenerle in diversi territori, sono cambiate molte cose. Questa è un'altra delle grandi differenze di oggi rispetto a 11 anni fa. E quindi quando sento troppa negatività, voglio dire ragazzi, state calmi e state tranquilli, perché di cose ne sono già successe molte, siamo usciti da bufere ben peggiori, sopravviveremo anche questa volta. Questo per quanto riguarda le difficoltà interne, ma torniamo a parlare della situazione politica, perché ho parlato prima dell'economia, dell'Europa, dello stato in cui verte il nostro paese. Ricordava prima sia Matteo che Gegio la disoccupazione giovanile, che è un riflesso di quanto vi dicevo prima. Oggi nel nostro paese la disoccupazione giovanile raggiunge il 40%, e se questo quindi vuol dire che un ragazzo su due sotto i 30 anni non ha lavoro. Una volta questo era un problema che riguardava altre parti del paese. Oggi quel profondo sud di cui parlavamo una volta è diventato anche il nostro Piemonte, sono diventati parte della Lombardia, parte del Veneto. Anche nella nostra terra si vive questo problema, anche nella nostra terra abbiamo il fenomeno dell'immigrazione dei cervelli. I migliori ragazzi della nostra terra si laureano, studiano e se vogliono fare un lavoro qualificato devono andarsene. Cosa che non avremmo mai pensato 11 anni fa, quando ci siamo visti a Brescia. Avevamo davanti un mondo completamente diverso, avevamo davanti prospettive di vita completamente diverse. E questi cambiamenti hanno sconvolto sicuramente i nostri progetti di vita e devono cambiare anche il nostro modo di fare politica. Vedete, noi abbiamo sempre raccolto molto consenso, soprattutto tra i più giovani, sulla base del sogno, l'indipendenza della Padania. L'obiettivo da raggiungere, qualcosa che scalda i cuori, qualcosa che emoziona, che fa venire i brividi. Ebbene, anche per rispondere a questo, nessuno ha mai accantonato questo sogno. Il congresso di luglio, con il rinnovo dei vertici a livello federale, non ha accantonato questo progetto, l'ha semplicemente rinnovato. E ancor più importante è in questo rinnovamento il ruolo che deve avere il Movimento Giovani Padani. Perché vedete, se chi è impegnato a Roma, chi è impegnato nelle istituzioni, nelle regioni, chi fa il sindaco nei comuni, chi amministra le province, finché ci saranno ancora, ha il compito non di fare filosofia oggi come oggi, ma non perché non ci creda, ma perché la gente la filosofia non basta più. Quando non si ha da mangiare, quando un giovane della nostra età non può far su famiglia e andarsene di casa perché non ha un reddito fisso, quando vediamo i nostri coetanei sull'astrico perché hanno commesso un solo errore, quello di lanciarsi magari ad aprire un negozio, ad aprire una piccola azienda, aprirsi una partita IVA, e si vedono massacrati dalle banche e si vedono strozzati perché da un giorno all'altro ti ritirano il fido, noi possiamo dargli un sogno e della filosofia, ma quello che noi dobbiamo dargli in primis per essere credibili sono le risposte concrete ai suoi problemi. E allora quello che noi dobbiamo fare è dividere i ruoli. Da una parte ci deve essere una lega concreta, una lega seria, una lega di governo che tramuti quel sogno di autonomia e di libertà che è sancito nell'articolo 1 dello Statuto in azioni concrete nell'interesse delle nostre regioni, dei nostri comuni, della nostra gente, dei nostri giovani. E lo stiamo già facendo, magari lo comunichiamo male, ma andate a leggere quello che stanno facendo i tre governatori, le azioni intraprese dai nostri amministratori locali. Quello che si può fare per cercare di migliorare la situazione lo si sta facendo, forse passa poco, forse è un lavoro più silenzioso, un lavoro che emoziona di meno, ma sapete bene che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Noi stiamo seminando, ora che abbiamo questa grande occasione di amministrare il nord, di amministrare le regioni, stiamo cercando di fare delle politiche che aiutino i nostri cittadini, certo con grandi difficoltà.
perché il cambiamento vero deve essere un altro, il cambiamento vero deve essere darci più autonomia, far sì che le nostre risorse restino sul territorio, perché noi possiamo fare tutte le politiche che vogliamo, ma se non riusciamo a sovvertire questo sistema di ingiustizia per cui la Padania viene ogni anno depredata delle sue ricchezze e delle sue tasse per mantenere quella parte di paese che non fa un cazzo dal mattino alla sera, le cose non si risolveranno. Ma nel frattempo, aspettando quello, ci rendiamo nei margini di quello che possiamo fare. E qui scatta il ruolo dei giovani padani, perché se chi ha un ruolo istituzionale deve fare questo, i giovani padani oggi più che 11 anni fa hanno un ruolo importante. Spiegare ai loro coetanei, spiegare ai giovani, creare una cultura autonomista e indipendentista sul territorio, che è la causa di tutti i nostri problemi, il motivo per cui viviamo nella parte più ricca d'Europa, ma i nostri giovani migliori devono scappare, i nostri giovani non possono mettere su famiglia, i nostri giovani non possono prendere una casa, è perché qualcuno si ruba i nostri soldi ogni anno per mantenere chi non fa un cazzo dalla mattina alla sera. Questo è quello che dobbiamo far capire ai nostri ragazzi, questo è il lavoro che devono fare i giovani padani, anche con giovani forti, anche con manifestazioni simboliche, anche con atti che facciano parlare della Lega. Questo è il compito dei giovani, è un compito molto importante, perché vedete, la vita è una. Io non so voi, prima Matteo diceva chi è pronto a dare la vita, a morire per il proprio sogno di indipendenza, chi è pronto ad andare in galera, ha citato Bobby Sands, ha citato grandi indipendentisti rivoluzionari. Io voglio approcciare il problema da un altro punto di vista, arrivando poi alla stessa conclusione. Gente, ha citato Che Guevara prima, voglio citarlo anch'io. Vedete, Matteo dice chi è pronto a morire, ma io vi chiedo una cosa, una vita vissuta così, nel precariato, senza la possibilità di progettare un futuro, senza essere orgogliosi della propria bandiera, senza sentirsi cittadini nella propria città perché sono diventate città di altri, senza poter sentirsi parte di una comunità perché la comunità viene disgregata scientificamente da 60 anni a questa parte, nelle nostre regioni non parliamo più i dialetti, non parliamo più le nostre lingue locali. Hanno già fatto quell'operazione, potremmo provare a recuperarla, ma sarà difficile. Già questo processo ci ha portato a non sentirci più parte di comunità, ma essere dei cittadini, come diceva prima Matteo, dei consumatori, degli oggetti all'interno di un sistema, senza prospettive, senza futuro, senza tranquillità economica e sottoposti alle angherie di chiunque, perché questo è lo stato di un cittadino del nord oggi e soprattutto di un giovane che è sicuramente più debole come fascia di età. Questo qua è vivere, questa qua è vita. Forse l'approccio deve essere un altro, deve essere, non continuiamo a essere disposti a morire come popolo, non continuiamo a essere disposti a morire come generazione, non continuiamo a essere disposti a morire come comunità, ma riprendiamoci la nostra vita. Allora io so che voi siete pronti a riprendere la nostra vita, e riprendere la nostra vita vuol dire concretizzare quell'obiettivo che è l'articolo 1 del nostro statuto, la libertà per la Padania. Far sì che la parte più ricca d'Europa abbia il ruolo che gli spetta, e in questo l'Europa non deve essere vista per forza come nemica, perché se lo è sugli aspetti economici, se lo è perché non difende le nostre aziende, se lo è perché affama i nostri agricoltori, se lo è perché si è creato un sistema di mercato che mette mille lacci e lacciuoli all'interno, ma non ci tutela in nessun modo dall'invasione di merci dall'esterno, cioè da chi quelle leggi non le rispetta, da chi sfrutta quotidianamente nelle aziende nell'est e nelle parti più povere d'Europa ai lavoratori senza un minimo di tutela sociale. E quindi se l'Europa non è in grado di tutelarci dal punto di vista economico, e su questo la dobbiamo criticare, su questo la dobbiamo combattere, come fanno bene i nostri rappresentanti al Parlamento europeo, l'Europa però ci dà un'opportunità, e quindi non è tutto negativo. L'Europa ci dà l'opportunità di ergerci sopra le altre nazioni come un soggetto diverso. E qui il buono del congresso federale del 1° di luglio, da cui sono partito, per cui vi dicevo che il sogno non è abbandonato. Oggi l'Europa, per via perfettamente legale, ci permette di imporci sul panorama internazionale come macroregione, come soggetto politico, istituzionale ed economico che abbia un peso sullo scacchiere internazionale e che possa sviluppare delle politiche sempre più autonome.
Avere più Bruxelles, se Bruxelles cambia, è sicuramente meglio che essere schiavi di Roma. Io di questo sono convinto. E allora noi dovremmo fare una battaglia in Europa per cambiarla l'Europa e per concretizzare questo progetto. Anche perché chiamarla Padania, Topolinia o Macroregione non cambia nulla. Il sogno è sempre quello. Si parla sempre della nostra patria. Quel rivoluzionario citato da Gegio e citato da Matteo, perché le rivoluzioni non hanno colore, e quel rivoluzionario combatteva in un paese che aveva problemi molto simili a quelli che abbiamo adesso, un paese che era sfruttato da potenze straniere e dove le ricchezze prodotte da quel territorio venivano mangiate da altri, certo contesti diversi, storie diverse, latitudini diverse, ma ingiustizie uguali. Bene, quel rivoluzionario disse patria o morte, noi non siamo disposti a restare morti, io voglio vivere, io voglio che il nostro popolo sopravviva, io voglio che il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, la Padania abbiano un futuro. E allora sì, Matteo, io credo che i ragazzi siano pronti a continuare a vivere e a uscire da questo stato di lenta morte a cui Roma ci sottopone. Viva la Padania!